Teramo a caccia del primo sorriso nel 2018, a caccia anche del primo successo stagionale in trasferta, ci proverà domani in casa della capolista Padova, un impegno sulla carta molto proibitivo per la formazione di Palladini, ma lo stesso tecnico sottolinea ancora una volta quanto sia necessaria una vittoria in questo momento del campionato per uscire da un momento sicuramente molto complicato. Purtroppo serve come il pane, che in questo momento abbiamo analizzato con lo staff tutte le partite che abbiamo fatto e sinceramente vi raccordo solo due punti è un peccato, perché se andiamo a analizzare anche la partita di sabato scorso abbiamo fatto 30 minuti una buona gara, alla prima difficoltà abbiamo regalato per un'altra volta dei gol agli avversari che non hanno bisogno di questi regali, quindi abbiamo lavorato su questo, sulla testa, perché dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa, perché sembra che alla prima difficoltà tutto crolli, tutto quello che di buono hai fatto viene vanificato. Quindi andremo a Padova a fare la nostra partita cercando di fare il risultato positivo, perché dobbiamo provare a fare il risultato positivo. Capitolo formazione, non ci saranno né Amadio né Varas per squalifica, entrambi torneranno domenica prossima nell'impegno importantissimo che si giocherà qui al Bonolis contro il Sant'Arcangelo, non ci sarà domani neanche Panico per una distorsione alla caviglia ed è in dubbio Bacio Terracino per una botta al ginocchio rimediata nelle ultime ore, se non dovesse farcela ci sarà al suo posto molto probabilmente Tulli, mentre Gondò e Fratangelo si contendono un posto da punta centrale nella attacco. Dall'altra parte San Domenico dovrebbe essere certo di una maglia, scelte obbligate a centrocampo con le squalifiche di Amadio e Varas, mentre nota positiva per Palladini è il rientro dal primo minuto di Ventola, che consentirà di spostare Sales dall'altra parte. Nella formazione di Bisolo invece assente Guidone per squalifica. Forse Panico, Bacio Terracino da valutare perché ha avuto un problemino. Però i giocatori ci sono a disposizione e con quelli che abbiamo a disposizione dobbiamo fare la partita che serve domani. Caidi potrebbe scendere dall'inizio, come potrebbe scendere Millillo, potremmo trovare delle soluzioni diverse anche domani. Queste non sono partite che si preparano da sole, no? A livello mentale, perché incontrare la prima in classifica, le motivazioni sono altissime. Quindi noi abbiamo un vantaggio, non è che abbiamo un vantaggio, noi dobbiamo andare a fare, abbiamo meno pressioni, abbiamo la possibilità di dimostrare quello che valiamo contro le prime in classifica e quindi dobbiamo andare sereni e tranquilli, questo deve essere il nostro obiettivo.